Questo tipo di illustrazione, da dipingere con il metodo alla prima, sono solito impostare un disegno preliminare leggero, come uno schizzo, senza alcun accenno di chiaroscuro, semplice. Preferisco di norma eseguire il disegno con una matita colorata, di tono medio, che si fonde meglio alla pittura senza sporcare i colori. In questo caso, avendo impostato tutto il dipinto su una gamma di colori abbastanza caldi, ho disegnato lo schizzo con una matita di un rosso altrettanto caldo. Inizio con il ridefinire il disegno con un pennello sintetico morbido, tondo, di numero 4 o 6 a seconda della definizione, con un rosso di cadmio chiaro, poco diluito con acqua. Userò dei colori acrilici extra fini ad alta densità. Questi colori hanno la caratteristica di mantenere il tono e il colore anche nella fase di asciugatura, per cui non cambiano moltissimo. Oltre ad aver scelto una modalità tecnica di pittura alla prima, ho anche deciso in questo caso di eseguire una coloritura generale seguendo un sistema tonale. I colori che ho selezionato per dipingere questo ritratto sono arancio di cadmio, rosso di cadmio chiaro, terra di siena naturale, terra d'ombra naturale, grigio di Payne e il bianco di titanio soprattutto per mescolarli. Procedo con una prima impostazione dei mezzi toni, l'incarnato, mescolando in diverse proporzioni il rosso di cadmio chiaro, l'arancio di cadmio chiaro, la terra di siena naturale con il bianco di titanio, appunto. Adesso tratto queste stesure di colore andando a sovrapporle per aggiustare i toni. La tecnica tonale può essere affrontata in diversi modi, con un approccio più strettamente monocromatico o con la combinazione di 3 o 4 tinte base. Il bianco titanio è ideale per le mescolanze e per modulare il gradiente tonale delle diverse tinte. Thank you.
I colori che permettono di regolare meglio e variare il trattamento tonale sono la terra d'ombra naturale, che è da considerarsi come una sorta di neutro, che consente anche di abbassare il tono delle tinte, appunto. Come già detto, i pennelli sintetici sono i più indicati per la lavorazione degli acrilici e si possono trovare a punta tonda, piatta o a lingua di gatto, oltre ad un'ampia gamma di pennellesti o piattine di varia tipologia, misura e forma. La lavorazione più accurata dei dettagli richiede necessariamente l'uso di un pennello sintetico di buona qualità che possa garantire puntualmente la risposta della punta. Il grigio di Payne, essendo composto da un pigmento blu ftalo, associato al nero d'avorio, ha la funzione di raffreddare le tinte, conferendo profondità e intensità ai vari toni. L'associazione della terra d'ombra naturale con il grigio di Payne e in mescola con il bianco di titanio produce un grigio cromatico che può variare dal freddo al caldo. Il trattamento prosegue con delle sovrapposizioni per mescolanza di tinte calde, regolate con il bianco di titanio e con il tono neutro della terra d'ombra, fino ad arrivare alla definizione dei particolari che eseguirò con un pennello tondo sintetico. Ho scelto questo soggetto
è un Lanzichenecco, comunque diciamo, un personaggio diciamo, di un'epoca storica intorno al 1500, fine 1500 forse, perché amo moltissimo la storia e soprattutto quel periodo, questo periodo storico. Mi piace moltissimo la varietà dei colori e degli sbuffi, che sì, sono diciamo, leziosi, ma non tanto quanto poi lo diverranno diciamo, in epoche successive. Interessa moltissimo contrapporre queste facce così virili, così asciutte, a degli abiti un po', leziosi, appunto, come avevo detto prima, proprio per esaltarne la differenza, cioè quasi il controsenso, insomma. Gli sguardi poi sono particolarmente intensi, amo moltissimo dare questa forte intensità, diciamo, agli occhi, proprio per dare la sensazione quasi quasi di sorpresa, diciamo, di movimento istantaneo. È come se il personaggio in genere, diciamo, si fosse voltato per ascoltarci o per dirci qualcosa e viene colto nell'attimo in cui questa cosa avviene. Quindi lo sguardo è vivo perché, come dire, in qualche modo è come se fosse, diciamo, curioso di sapere o di dire qualcosa a chi lo sta osservando.
Per ottenere un maggior movimento ed ulteriori piani delle stesure pittoriche, tratterò il colore mescolandolo con un medium, il glazing medium appunto, che è adatto per le mescolanze e delle verature. Il glazing medium dona trasparenza alle tinte mantenendo il giusto grado di vischiosità dei colori ed esaltandone la luminosità e l'intensità. Per le applicazioni di colore più ampie, come le campiture di grandi proporzioni del dipinto o i trattamenti dello sfondo, si usano sovente per gli acrilici i pennelli piatti sintetici che possono variare nella dimensione dal numero 8 al numero 14. Non restano che gli ultimi interventi di ritocco per meglio definire i tratti del volto e per rafforzare le ombre e i massimi punti di luce.